bellissima e noi siamo in un grande contenitore, diciamo, noi siamo di Forza Italia. Io farei un applauso a questo grande partito in nome di Vogna con gli amici della coalizione. Forza Italia è il secondo partito del centrodestra, ma qui in Puglia noi siamo ancora il primo partito. Ricordo il dato delle ultime politiche, Forza Italia ha preso il 20%. Noi dobbiamo tenere in mente questo obiettivo, dobbiamo fare risultato. Voi avete una grande missione, ci sono molti candidati ai quali va un grande in bocca al lupo. Io sono come voi, sono una di voi. Oggi sono candidata agli europei, ci sono le preferenze, quindi mi sto facendo la campagna elettorale casa a casa. La Puglia la sto facendo tutta e la faccio con grande orgoglio, convinzione e amore, perché io mi sento veramente pugliese. Le mie origini sapete che sono foggiane, sono stata adottata da questo bellissimo territorio, il Salento, Lecce, il comune di Surbo, dove ho iniziato la mia attività amministrativa, e quindi voglio fare questa campagna elettorale con forza, coraggio, convinzione ed entusiasmo, ed è lo stesso entusiasmo che voglio trasmettere a voi. Andate a chiedere i voti, perché noi abbiamo la schiena dritta. Il nostro partito è un partito fondato su grandi valori, e sono i valori del Partito Popolare Europeo: la libertà, la democrazia, i valori cattolici, ma soprattutto un grande importante elemento: l'equilibrio. Noi siamo il partito della mediazione, noi siamo il partito dell'equilibrio, e quando c'è mediazione, quando c'è equilibrio, c'è anche stabilità amministrativa, perché i governi che hanno stabilità amministrativa, i comuni che riescono a reggere, sono i comuni che riescono a governare con equilibrio e con il senso della misura. Non dico altro perché siamo in coalizione con partiti un po' più spostati a destra, un po' più populisti, che rientreranno nel Partito Popolare Europeo se riusciranno ad essere riconosciuti come i partiti sovranisti, dei sovranisti illuminati, così come li ha richiamati il presidente Tajani l'altro giorno, al quale io farei un applauso, e un applauso anche al nostro grande presidente Berlusconi, che ha avuto la lungimiranza nel 1994 di bloccare l'avanzata in Italia del Partito Comunista. E oggi siamo fortemente impegnati per bloccare le forze antagoniste dei 5 Stelle che non portano nulla di buono. Ragazzi, guardate, la nostra missione sia al Comune di Lecce, e io congedo in bocca al lupo il nostro candidato sindaco, noi ti sosteniamo con convinzione, e la nostra missione al Parlamento Europeo hanno un'importanza strategica in questo momento. Noi ci giochiamo il futuro della politica del centrodestra in Italia, e il futuro anche di Forza Italia, che è rimasto l'unico contenitore di centro dei moderati, dove il nostro popolo vuole necessariamente riconoscerci, perché non ci sono solo partiti di destra e partiti di sinistra, c'è un popolo dei moderati che deve e vuole necessariamente entrare a far parte di questo contenitore. Però dipende da noi, da come noi riusciamo a trasmettere la nostra missione, a comunicare i nostri principi e i nostri valori. Quindi entrate nelle case, fate la campagna elettorale bussando alle porte della gente, e presentandovi, perché ognuno di voi, io conosco la lista, complimenti pari, abbiamo fatto un buon lavoro, è una lista fatta da gente con specifiche competenze e professionalità. Abbiamo, ripeto, la schiena dritta per poter chiedere i consensi e per poter dire che a Lecce vince ancora una volta il centrodestra. Ho messo la giacca rossa, casomai qualche finto sinistrosso che è collocato con il candidato sindaco Salvemini si confonde e può trascinare qualche consenso nella sua vera casa, che è quella di centrodestra. In bocca al lupo, andate a lavorare, lavoriamo, contiamo.